Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi continuiamo a parlare di M. Night Shyamalan perché sulla scia dell'entusiasmo dell'ultimo video ho guardato il film Trap. E ragazzi, che cosa ho visto? Che cosa ho visto? Saltiamo i preliminari e andiamo dritti al sodo perché noi aboliamo il primo atto. Intrappoliamoci insieme dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Nel video della settimana scorsa ho parlato a fondo del cinema di Shyamalan, dicendo che di base lo apprezzo perché è un autore che non scende a compromessi, perché il modo e la maniera di fare cinema di questo regista ha un che di unico e inimitabile. È una versione scema di Lars von Trier, per fare un paragone un po' più alto. Sempre nel video a lui dedicato che vi metto qui, ho raccontato di come Shyamalan riesca a fare film su idee che altri autori, 9 volte su 10, cestinerebbero commentando: ma che cazzata che ho scritto! Invece lui no, va avanti e spesso trova il modo di far tornare le cose non facendo tornare le cose. Siete confusi? Mi spiego meglio. Shyamalan non ha creato solo un genere cinematografico, cioè quello dei twist finali che ti fanno attorcigliare la lingua, ma ha anche creato un suo metaverso. Nei suoi film non valgono le regole del cinema normale. In un film del metaverso shyamaliano, per esempio, non valgono le regole di un film di Spielberg, di un film di Fincher o di un film di Scorsese. Non valgono le cosiddette regole di verosimiglianza con la vita vera, con le storie vere, con il modo in cui le persone reagirebbero nella realtà a quello che accade nella finzione. Nel metaverso shyamaliano accadono cose apparentemente senza senso, apparentemente sopra le righe e apparentemente, permettetemi il termine, buffe. Ma queste cose che succedono sono sempre contestualizzate alla premessa e al finale del film. Difficilmente in un film di Shyamalan alla fine del film riesce a dire: ma questa cosa non torna, non ha senso. Un senso nel suo metaverso alla fine si trova sempre. Non è detto che piaccia, ma si trova sempre. Diamo un margine di errore di una, massimo due scene eliminabili, ma è un margine applicabile ad ogni film realizzato nel mondo. Ma ecco che arriva Trap e cazzarola, è un film completamente sbagliato. Cos'ha di diverso dagli altri film di Shyamalan? Perché dico che è sbagliato? Perché per la prima volta quasi nella sua carriera Shyamalan esce dalla sua comfort zone. E va bene, non fraintendete, ben vengano quegli autori che cambiano, che spaziano, che si evolvono. Con Trap Shyamalan fa un film normale. Non ci sono elementi esoterici, non ci sono twist finali, non ci sono misteri sconvolgenti da risolvere. Fa un film normale, un thriller, un classico film dei buoni che danno la caccia a un cattivo, con un livello di difficoltà anche abbastanza alto, perché il cattivo di questo film è un serial killer. E sui serial killer al cinema è stato detto e ridetto tutto più volte. Quindi siamo alla sublimazione del normale. Il normale, se fatto bene, ci piace. Quindi qual è il problema di questo film? Il problema è che Trap è un film normale, ma ancora ambientato nel metaverso shyamaliano, dove le regole del cinema normale, delle storie normali, non funzionano, non possono funzionare. E questo crea un enorme problema, quasi un paradosso. In Trap, infatti, la premessa, che è quasi sempre il punto di forza dei film di Shyamalan, viene costantemente capovolta e negata da quello che succede nel film. Ogni scena è terribilmente controtematica, è la negazione della premessa, e questa cosa rende la visione di questo film estremamente faticosa. Ma entriamo nel vivo di Trap e vi avverto, farò spoiler a mitraglia. Il film racconta la storia di Cooper, che porta la figlia Riley al concerto della pop star più famosa del momento, una sorta di Taylor Swift del metaverso shyamaliano. La mitica Lady Raven, interpretata nel film da Salika Shyamalan, è già la figlia del regista. Siamo di fronte ad un acuto caso di sindrome di Castellitto? Sì, la risposta è sì, ma andiamo avanti. Il concerto è l'evento del secolo, il palazzetto grimito con più di 20.000 persone e l'entusiasmo è alle stelle. Shyamalan ci dice subito all'inizio del film che Cooper non è proprio uno sano di mente, perché lo vediamo controllare attraverso il suo smartphone un uomo legato e nascosto in un luogo misterioso. Cooper si accorge che il palazzetto dove si sta tenendo il concerto è zeppo di polizia. Ci sono poliziotti ovunque, ma non solo, c'è l'FBI, ci sono degli SWAT team in tenuta d'assalto. E chi più ne ha più ne metta.
Cooper riesce a farsi amico un dipendente del palazzetto, un simpatico ragazzotto di colore che vende magliette, a cui chiede: «Uè, ma perché ci sta tutta sta polizia in giro?» E il ragazzone gli risponde con una frase che al cinema andrebbe proibita con una legge ad hoc. Gli risponde: «Non dovrei dirtelo, ma te lo dico lo stesso». «No, se non dovresti dirlo, basta, non lo dire, stai zitto». Comunque il ragazzone di colore dice a Cooper che la polizia è venuta a sapere che a quel concerto sarà presente The Butcher. No, non il protagonista di The Boys, bensì il più efferato serial killer dell'era moderna, che ha già ucciso e fatto a pezzi 12 persone. Quindi il piano della polizia, ma soprattutto dell'FBI, è quello di controllare e interrogare tutti i 3.000 esseri viventi di sesso maschile sopra i 30 anni, presenti a quel concerto, che corrispondono al profilo del serial killer che è stato stilato dalla best profiler sul mercato, cioè la dottoressa Josephine Grant. Wow, che piano! Ed è proprio questa la trappola a cui fa riferimento il titolo del film. Notevole! E vabbè, questa premessa è stata completamente data via dal trailer. Infatti noi iniziamo a guardare questo film già sapendo che Cooper è il Butcher. Ma andiamo avanti, perché ora arriva il bello. Perché ora, da spettatori, siamo testimoni di come Cooper proverà ad uscire da questa trappola. Di base il piano di Cooper è fare cose a caso e vedere l'effetto che fanno. Non ha un piano preciso e ogni azione che fa provoca una reazione che però viene completamente cancellata da un elemento che nel cinema è la morte della sceneggiatura, non dovrebbe esistere, cioè la fortuna. Ogni volta infatti che Cooper entra in contatto con le forze dell'ordine, riesce a uscirne grazie alla fortuna, non grazie alla sua intelligenza, non grazie alle sue abilità ninja di fuga, ha semplicemente un culo smisurato. Esempi? Cooper riesce a rubare il pass del simpatico ragazzone che vende le magliette e che gli ha spoilerato il film, e grazie a questo pass riesce a entrare in una stanza dove si sta tenendo una riunione super segreta di uno SWAT team. Questa è gente addestrata bene, non sono coglionazzi. Eppure, mentre questi geni sono impegnati in questa riunione super segreta, gli arriva in faccia uno sconosciuto e niente, non hanno nessuna reazione. Anzi, prendono il caffè con lui, gli chiedono anche: «Dove tenete lo zucchero in questo posto?» E Cooper apre un mobiletto a caso e trova lo zucchero. Come ho detto prima, fortuna. E questo è un primo ribaltamento della premessa. Se quel concerto è una trappola per prendere un serial killer, nel cui profilo stilato dalla best of the best c'è la capacità di fingersi qualsiasi tipo di persona, di intrufolarsi in contesti diversi e conquistare la fiducia di tutti. Tu, SWAT team impegnato in una riunione segreta, non ti poni il problema di controllare il primo stronzo che entra dove non dovrebbe entrare? Comunque, Cooper riesce a rubare una radio davanti a 100 poliziotti rincoglioniti e addirittura riesce a farsi dare dal ragazzone che vende le magliette la safe word, la parola d'ordine, che conoscono solo coloro che sono a conoscenza della trappola. La parola d'ordine è Hamilton. Cooper, nei momenti morti, butta giù dalle scale una povera ragazza che stava passando di lì e provoca l'esplosione di una friggitrice che provoca gravi ustioni alla povera addetta alle patatine fritte. Perché fa queste cose? Perché tanto nessuno lo vede. Di nuovo, è fortunato. Proprio dopo aver provocato l'esplosione della friggitrice, c'è un'altra scena che, wow, il senso questo sconosciuto, il sesto senso. Cooper infatti ruba un grembiule da cucina e va sul tetto del palazzetto, probabilmente sperando di trovare una via di fuga. Ovviamente sul tetto del palazzetto ci sono due agenti in tenuta antiterrorismo che gli chiedono: «Che cazzo ci fai qui?» E lui se la cava con la parola d'ordine: «Hamilton, Hamilton, lavoro qui, so tutto della trappola, sono uscito a prendere una boccata d'aria». E poi chiede a questi agenti: «Sono un po' smemorato, non ricordo come si chiama la profiler che ha stilato il profilo del serial killer che stiamo cercando di intrappolare in questa trappola». E questi agenti, invece di sparargli in testa all'istante, gli rispondono: «Beh, ma ovviamente la famosissima profiler Josephine Grant». E di nuovo: «Ma se la premessa è intrappolare proprio un archetipo come Cooper, perché nessuno si pone il problema di capire chi cazzo sia Cooper? E non un nessuno qualsiasi, proprio le forze dell'ordine». Anche in questa scena
subentra la fortuna a interrompere ogni tensione, perché gli agenti, comunque leggermente diffidenti, gli chiedono di mostrare il tesserino che possiedono solo i dipendenti del palazzetto. Cooper mette una mano nella tasca del grembiule e che cosa trova? Un portafogli con dentro il tesserino di un dipendente del palazzetto. Ripeto, la fortuna non è un espediente narrativo. La fortuna è la morte di ogni sceneggiatura, soprattutto nei thriller. Cooper, grazie alla radio che ha rubato, e che nessuno si è accorto che è stata rubata, sente proprio la voce della dottoressa Grant, la profiler, che guarda caso proprio in quel momento ripete le caratteristiche principali del profilo psicologico del serial killer che stanno cercando. E ragazzi, sono proprio le caratteristiche base, quelle che trovate nel libretto di istruzioni quando comprate un serial killer. Rapporto difficile con la madre, narcisista, perfezionista. Wow, Shyamalan si è impegnato, eh? E scena che ho trovato talmente ridicola che sono scoppiato a ridere mentre guardavo il film. A un certo punto Cooper si ferma davanti ad un allarme antincendio. Si avvicina con l'intenzione di attivarlo per creare panico e tentare la fuga, ma proprio mentre lo sta per attivare, dalla radio sente la dottoressa Grant dire: aspettatevi da lui qualsiasi cosa, come per esempio attivare un allarme antincendio per creare del panico. Wow, fuori di testa. Ma ragazzi, non dimentichiamoci che siamo a un concerto della figlia di Shyamalan. Ed ecco che ci dobbiamo sorbire, se non sbaglio, 5 o 6 canzoni intere di questa ragazza che, se non fosse la figlia di Shyamalan, vi assicuro che non sarebbe lì, col cazzo che sarebbe lì. Durante il concerto Cooper inventa scuse in continuazione per staccarsi dalla figlia e trovare il modo di fuggire da quella trappola. Ma a un certo punto la figlia giustamente gli dice: papà, hai rotto i coglioni, stai qui con me che sono pure minorenne, mi lasci solo tutto il concerto. E proprio quando Cooper si cheta e si gode un po' del bellissimo concerto di Lady Raven Shyamalan, ecco che esattamente accanto a loro, accanto a Cooper, si apre una botola dalla quale esce una special guest del concerto. La botola rimane aperta per qualche minuto e Cooper, tutto esaltato, dice alla figlia: buttiamoci dentro questa botola, andiamo a vedere dove porta. La figlia di nuovo lo guarda e lo manda a cagare. Anche perché, ragazzi, non ha senso una roba del genere. Magari lo pensi, chissà dove porta questa botola, ma non dici a tua figlia: dai, buttiamoci dentro. In tutto questo vediamo spesso degli uomini che rispettano il profilo del butcher essere presi in custodia dalla polizia, interrogati, controllati. Quindi lo fanno, nel senso, sono sul pezzo. Ma non Cooper, no. Con Cooper sono tutti carini e gentili proprio perché è lui il serial killer. Cooper viene a sapere che la figlia di Shyamalan ad ogni concerto chiama sul palco una sua fan per cantare una canzone insieme. Quindi cosa fa? Letteralmente si volta in un palazzetto pieno con 20.000 persone. Si volta e vede un uomo con il badge dell'organizzazione del concerto, che tra l'altro è Shyamalan nel suo usuale cameo che fa in ogni film. Cooper si avvicina a quest'uomo e gli dice: sa, mia figlia è appena guarita dalla leucemia. Cazzata, non è vero. E ora è qui al concerto della sua cantante preferita. Cosa potrebbe esserci di più magico di tutto questo? E Shyamalan, sapete cosa gli risponde? Che storia incredibile la vostra. Io sono lo zio di Lady Raven. Qual è il numero dei vostri posti a sedere? Anche qui la premessa viene masticata e sputata in una fogna. Ma Cristo santo, ma se state cercando un serial killer con quelle caratteristiche, ma perché non ti poni il problema? Ovviamente la figlia di Cooper viene chiamata sul palco per esibirsi con Lady Raven Selika Shyamalan. E dopo questa esibizione, che serve a farci sorbire l'ennesima canzone di Selika che inizia a fare rima con fatica, Cooper chiede ad un altro membro dell'organizzazione: possiamo rimanere qui fino alla fine del concerto e poi uscire dal backstage per tornare alla nostra auto? E questa tipa gli risponde: ma certo, che problema c'è? Che problema c'è? C'è il problema che se tutto questo concerto è una trappola, perché non dubitare anche di lui, Cristo? Quindi il concerto finisce, grazie a Dio, almeno le orecchie sono salve. Cooper e sua figlia sono nel backstage e Cooper, tramite la radio che ha rubato, sente la dottoressa Grant dire: ragazzi, non abbiamo trovato il butcher durante il concerto, ora siamo costretti a fermare tutti gli esseri viventi di sesso maschile sopra i 30 e interrogarli prima che escano dal palazzetto. Madonna, che piano di merda.
E qui Cooper ha l'idea che secondo lui lo porterà fuori da questa trappola. Chiede alla figlia di Shyamalan in persona, quindi a Lady Raven, se possono rimanere da soli per un secondo perché ha una cosa da dirle. E glielo chiede letteralmente un fotogramma dopo che Lady Raven Shyamalan ha parlato con la dottoressa Grant, preoccupatissima per il fatto che la trappola non abbia ancora dato i suoi frutti. Ma come? Ma perché non ti poni il problema di rimanere da sola con uno sconosciuto che ti ha appena chiesto di rimanere da soli? E tra l'altro, sei una cazzo di Taylor Swift. Nel mondo reale, se uno sconosciuto si avvicina a Taylor Swift, arriva un drone che lo cancella dall'esistenza. Cooper no, Cooper va nel camerino di Lady Raven Shyamalan e rimane solo con lei. E qui inizia un altro grosso problema di questo film, perché dopo aver sentito cantare Selika Shyamalan, ora dobbiamo anche guardarla recitare, o almeno provarci, perché ragazzi non ce la fa, non ce la può fare. Insomma, Cooper rischia un all-in e le dice: ciao, io sono il Butcher, sono il serial killer che stavate cercando. E le mostra la sua ultima vittima attraverso il suo smartphone, quella rapita e legata, segregata da qualche parte chissà dove. E le dice: se mi fai uscire di qui, io libero questo povero stronzo. Se invece mi fai catturare, lo uccido premendo questo pulsantino che libererà nella sua stanza un gas che bla 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 bla. E lei, idiota, lo fa uscire, cioè non fa nessun calcolo costi-benefici della situazione. Ti faccio catturare e ne muore uno solo? Vai, andata, dove devo firmare? Invece no, salviamone uno, ma lasciamo libero questo serial killer, che tra l'altro la prossima vittima sarò sicuramente io, perché ho appena scoperto la sua identità. Cooper e sua figlia salgono sulla limo di Lady Raven Shyamalan e qui succede l'incredibile, perché Lady Raven Shyamalan dice al suo autista: non accompagniamo queste simpatiche persone alla loro auto, accompagniamole direttamente a casa loro. E qui ho pensato, wow, colpo di genio di Lady Raven Shyamalan, che vuole vedere dove abita il serial killer per poi andarlo a denunciare direttamente alla polizia. Invece no, quando arrivano a casa di Cooper, Lady Raven Shyamalan chiede di poter entrare e conoscere il resto della famiglia. Eh già. Conosciamo quindi la moglie di Cooper, un altro figlio piccolo che però non conta un cazzo, e l'allegra famigliola e la superstar del pop si mettono in salotto e bevono un tè mangiando biscottini. E durante questo tè con i biscotti, di che cosa parlano? Del profilo psicologico del serial killer, anche con dettagli cruenti davanti a dei minori. Una scena... boh, non so neanche come definirla. Poi, perché non ne avevamo abbastanza, siccome c'è un pianoforte nel salotto, Lady Raven Shyamalan decide di cantare un'altra canzone. Cazzo! E alla fine della canzone ruba lo smartphone dalle mani di Cooper, cioè questa ragazzina che pesa 2,5 kg riesce a strappare dalle mani del più efferato serial killer dell'era moderna il suo smartphone attraverso il quale controlla le sue vittime, ok? Lei riesce a fare questa cosa, ruba lo smartphone di Cooper e si chiude in bagno. E qui succede fantascienza pura, perché Lady Raven Shyamalan riesce a parlare con questo uomo rapito chissà dove attraverso lo smartphone di Cooper, e con una lucidità che neanche Clarisse del Silenzio degli Innocenti gli chiede: dimmi tutto quello che ti ricordi del momento in cui sei stato rapito. E questo le risponde e le dice: anche se ero bendato, ricordo benissimo di aver visto la statua di un leone. La statua scheggiata di un leone è una porta blu. Anche se era bendato, wow. Che roba. E Selika che fa? Fa una diretta tipo su Instagram o su TikTok con tutti i suoi gazzilioni di miliardi di fan e dice: ragazzi, è importante, dobbiamo salvare una vita. C'è una persona in pericolo da qualche parte qui vicino Philadelphia o nel New Jersey, in una zona dove c'è la statua scheggiata di un leone e una porta blu. E una sua fan le risponde e le dice: io abito di fronte alla statua scheggiata di un leone e c'è anche una porta blu. Scusate, ma muoio dal ridere. In tutto questo sentiamo Cooper dare di matto in salotto, perché dentro il suo cesso c'è Taylor Swift con il suo telefono che sta dicendo a mezzo mondo che lui è il serial killer più famoso del momento. Sta di fatto che comunque Lady Raven Shyamalan, finita la sua diretta Instagram, esce dal bagno, segue Cooper in garage e si mette in macchina con lui. E qui, ragazzi,
succede un'altra cosa che è indefinibile. Lady Raven Shyamalan inizia a parlare a Cooper come se fosse sua madre. Perché vi ricordate, la profiler aveva detto che Cooper aveva le mommy issues. E quindi inizia a sgridarlo, a dire: non sei stato un bravo bambino, hai deluso tantissimo la tua mamma. Con voce grave, impostata. Una roba che tu dici, ma che cazzo? Ma Cooper non la sta neanche ad ascoltare, perché ormai ha deciso quale sarà l'epilogo di questa storia. Cooper ha deciso di eliminarsi, di farsi fuori. Quindi lascia andare Lady Raven Shyamalan, dà un veloce saluto alla famiglia e si chiude nel garage, proprio mentre stanno arrivando 200 SWAT team per arrestarlo. Nel momento in cui la polizia riesce a entrare in casa di Cooper, scoprono un tunnel segreto scavato sottoterra e si rendono conto che Cooper è scappato. E cazzo, questo film ancora non finisce. Perché vi voglio bene, vi evito altre scene imbarazzanti, vi assicuro che ce ne sono ancora, e andiamo dritti al finale. Cooper fuggitivo ha un confronto con sua moglie e sua moglie gli dice: ho iniziato a sospettare che tu fossi il Butcher, perché una notte ti ho seguito. Ti ho seguito fino ad una casa dove dentro c'erano solo un tavolo ed una sedia. E lui risponde: sì, è la casa dove pianifico i miei colpi. Oh cazzo. In più i tuoi vestiti avevano uno strano odore, l'odore di un sapone che tipicamente viene usato negli ospedali. E quindi ho dedotto che tu saresti potuto essere il Butcher. Alla faccia della deduzione. Alla faccia. E questa genia, invece di andare alla polizia e dire mio marito forse è un serial killer, che cosa fa? Lascia in questa casa la ricevuta d'acquisto del biglietto del concerto di Lady Raven Shyamalan. Poi chiama la polizia e dice: andate a controllare quella casa. E da quella ricevuta di acquisto nasce il trappolone che è la premessa di tutto questo film. Che cazzata allucinante. Cooper ovviamente prende una mannaia e dice alla moglie: ora ti faccio a pezzi. Ma la moglie gli dice: aspetta, tesoro, prima di farmi a pezzi, mangiamo una fetta di torta. E Cooper risponde: perché no? E mangiano una fetta di torta, che però ovviamente è impregnata di sedativi, perché questa cosa era una trappola nella trappola. Quindi finalmente l'FBI riesce a catturare Cooper, e se Dio vuole questo film sta per finire. Poco prima di far salire Cooper nella camionetta, proprio la camionetta quella dove mettono i cattivi più cattivi di tutti, gli agenti dell'FBI gli permettono di mettere a posto una bici che era caduta per terra. Perché lui è così, è un perfezionista, padre americano, serial killer, figlio di puttana. Non è adorabile? Tanto è tutto il film che gli fanno fare il cazzo che vuole, una cosa più, una cosa meno. La telecamera inquadra la camionetta che va via, per poi soffermarsi di nuovo sulla bicicletta a cui è stato staccato un raggio di una ruota. Raggio che ovviamente Cooper usa per togliersi le manette e farsi una grassa risata in faccia alla FB fucking eye. Ma perché, scusa, ma cosa cazzo ridi? Cosa credi di fare con le mani libere quando 700 agenti apriranno la camionetta per chiuderti in eterno in una cella? Che fatica, ragazzi, che fatica di film. La premessa c'era, ma non poteva funzionare nel metaverso shyamaliano. Era un'idea normale che aveva bisogno di una risoluzione normale. In mano ad uno come David Fincher, l'idea di un concerto trasformato in una trappola per un serial killer sarebbe stato un orgasmo di film. Ma nelle mani di Shyamalan questa premessa è diventata solo una scusa per lanciare la figlia, non dal balcone, ma nel magico mondo dello stardom della musica. E che musica, ragazzi! Tra l'altro, questo è il concerto più strano che io abbia mai visto. Di giorno, con delle sedioline da saggio dell'oratorio e con delle pause lunghissime tra una canzone e l'altra, ma lunghe. Tant'è vero che c'è sempre un bordello di gente che cammina in giro per questo palazzetto. Sembra che il concerto sia tenuto nella stazione di una metropolitana, da quanta gente che gira a cazzo c'è in giro. Come avrete intuito, Trap mi ha fatto cagare, ma cagare male, ma roba che nemmeno l'Imodium mi ha salvato. E questo perché? Perché Shyamalan ha provato ad applicare le sue non regole ad una storia che invece aveva bisogno di regole ferree. E purtroppo è stato colpito da una letale sindrome di Castellitto, perché cosa non si fa per i figli? Passiamo alla birra, va?
L'abbinamento con questo film mi è venuto estremamente spontaneo, infatti ho deciso di abbinare a Trap di Shyamalan. E ragazzi, dopo un film del genere puoi solo bestemmiare. Questa è una birra molto divertente, e molto divertente la genesi che c'è dietro questa birra, perché questa birra viene definita una strong ale vuol dire birra forte, birra alcolica, 7 gradi e 7, tra l'altro sono le 8:47 del mattino mentre sto registrando questo video e non so come andrà a finire questa giornata. Praticamente questa è una birra che concettualmente prende in giro l'universo delle birre simili alla Tennent's, per dire, no? Queste birre forti, commerciali, industriali, fatte male, che fanno schifo. Questa invece è una birra fatta bene da ragazzi molto in gamba, e questo nome che loro hanno trovato, la bestemmia, a livello di marketing è assolutamente geniale. La birra nel bicchiere si presenta esattamente come si dovrebbe presentare, con un bel colore molto carico. È un misto tra l'oro carico e l'ambra, quasi tendente al marroncino, con una schiuma persistente. Questo mi fa capire che siamo nell'ambito delle strong ale anglo-americane. Al naso c'è un buon odore di quasi caramello e di caramella mou, è l'odore tipico delle birre fatte con cereali particolarmente tostati e quindi particolarmente zuccherini, perché vi ricordo l'alcol è dovuto dall'alto tasso zuccherino del cereale. Ha in bocca è molto equilibrata, tendenzialmente una birra dolce con un finale secco, e la secchezza nella bevuta delle birre chiama l'altro sorso, quindi vuol dire che è una birra particolarmente azzeccata e gentile nel suo essere strong, nel senso i suoi 7 gradi e 7 non si sentono, quindi bravi Chianti Brewfighters. Trap di M. Night Shyamalan, ragazzi, questo film fa cagare ma va assolutamente visto per rendersi conto di dove può arrivare la follia creativa di una persona che parte da una premessa interessante e la stravolge continuamente. Quindi forse questa era la trappola di Shyamalan, farci entrare in questo film e non farci capire un cazzo. Abbinato alla bestemmia dei Chianti Brewfighters, birra molto piacevole che vi consiglio, e dalla versione di Barley è tutto, buona visione, già, questo giro proprio buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.